quanti e grazie per essere venuti. Io mi perdonerete se perdo giusto 2 minuti per fare qualche ringraziamento di rito, perché ci tengo molto. E prima di tutto ringraziare ovviamente Smart e tutto il suo staff per aver accettato la sfida di questa mostra, perché poi è stata una sfida per tutti, una mostra che non era facile sulla carta, sia come contenuti, sia logisticamente, perché è una mostra che comunque anche da realizzare praticamente ha molte complicazioni da affrontare. Poi ovviamente voglio ringraziare Saverio, con cui ho lavorato, allora, ci ringraziamo a vicenda, no, perché l'idea è stata sua, l'idea di fare una mostra sulle GIF animate, e quindi lo ringrazio molto anche per avermi coinvolto in questa avventura. E ovviamente gli artisti, tutti quanti gli artisti senza i quali sarebbe stato impossibile realizzare quello che vedete qui, ma non solo per aver accettato tutti quanti, devo dire, con grande entusiasmo, ma anche per aver partecipato attivamente insomma, anche alla costruzione, all'allestimento della mostra stessa, chi di persona, nel caso gli artisti che sono potuti intervenire, ma anche chi l'ha fatto in remoto, lavorando con noi via email, uno scambio continuo per capire in che modo quale fosse, insomma, la soluzione migliore per esporre questi lavori, perché come sapete le GIF animate sono un formato che nasce per essere visto sulle pagine web, per cui c'è una delle tante sfide della mostra, anche questa traduzione dal web allo spazio fisico. Quindi in questo passaggio l'aiuto degli artisti per me è stato fondamentale. Infine questo talk, che segue tra l'altro un workshop teorico-pratico che è stato fatto ieri da Hopgood Motion Pictures, fa parte ovviamente di una serie di iniziative collaterali della mostra, che un po' ovviamente seguono la tradizione Smart, che sempre organizza attività collaterali per tutte quante le mostre, però in questo caso ci sembrava anche forse ancora più importante creare dei momenti di incontro, perché è una mostra che se è senz'altro molto come dire, curiosa, divertente, anche abbastanza, come dire, affascinante, avvicina il pubblico, però ha anche bisogno, essendo uno scenario completamente nuovo, ha anche bisogno, secondo noi, di un attimo di scambio e di impressioni e di informazioni su quelli che sono i contenuti della mostra. Tutto qua, passo un attimo la parola a Saverio prima di presentarvi poi tutti gli ospiti del tuo. Cambio il ringraziamento, è stata davvero una transattiva, una guida veramente nella costruzione della mostra, nell'individuazione degli artisti, anche nelle soluzioni poi anche adottate per costruire questa mostra. Una mostra che, come un po' anticipato, accennato Valentina, si potrebbe definire quasi costruita per corrispondenza in qualche modo, visto che gli artisti sono per lo più stranieri, vengono dagli Stati Uniti, dal Canada, e quindi è stata anche, come dire, questa un po' la difficoltà e la sfida di costruire proprio una mostra lavorando e scambiando a distanza con gli artisti. Poi un altro aspetto credo significativo della mostra, ma anche il perché fare, insomma, comunque come fare anche una mostra sulle GIF, dal momento che possiamo osservarle dai nostri telefoni, dai tablet, e quindi la sfida è proprio quella di restituire un corpo, una fisicità alla GIF, quindi esponendola attraverso dispositivi diversi, abbiamo mini proiettori, monitor, cornici cascionizzate con quelle che sono le vostre spalle di Doherty, oppure mini tablet come nel caso appunto di James Kerr, fino appunto alle GIF analogiche di Output Motion Pictures di Alessandro Scali e di Marco Calabrese. E poi ecco, un altro aspetto credo significativo, anche questo assolutamente anticipato da Valentina, ecco questo aspetto della GIF come in qualche modo un elemento molto forte della nostra contemporaneità, molto spesso ha una dimensione anche ludica e che noi non vogliamo assolutamente negare anche in questo contesto, ma abbiamo cercato di mettere anche in mostra letteralmente il lavoro, il pensiero, la visione e lo sguardo di interpreti di questo mezzo che fossero
fossero portatori di una poetica, che quindi potessimo considerare in qualche modo artisti da questo punto di vista, nel senso proprio della consapevolezza della ricerca e dell'utilizzo del mezzo. E, a questo punto, ecco, direi che possiamo entrare magari nel vivo della conversazione, magari presentando anche sì, intanto presentiamo, sì, sì, presentiamo gli ospiti. Sì, veramente è un onore, non è davvero una parola di circostanza, avere qua James Kerr, altrimenti conosciuto come Scorpion Dagger. Diciamo che è un po' una superstar, se così può definire l'ambito della gista. Io tanto vi consiglio di mettere mi piace alla sua pagina, vedrete che un minuto dopo, un secondo dopo che posta una sua gif animata, ho subito 800.000 like. E quindi diciamo che il suo lavoro è, come dire, gode in qualche modo di una viralità molto, molto forte, ma è anche un lavoro che ha, insomma, dei contenuti, che si muove molto appunto sul fronte della citazione, come irriverente, in qualche modo satirica, e che ci aiuta anche in qualche modo un po' a leggere, comunque a capire un po' certa contemporaneità, diciamo, nordamericana, potremmo definirla così. Non so se vogliamo passare ad altri. Sì, sì, poi abbiamo tra gli altri artisti presenti in mostra abbiamo Chiara Passa, che è qui con noi ed è una delle poche che essendo qui a Roma è potuta venire a lavorare con noi anche direttamente, e tra l'altro la sua opera è stata una di quelle più, come dire, completamente inedita, è stata costruita per l'occasione da zero anche in relazione allo spazio, cercando di capire quale potesse essere la soluzione migliore per l'occasione. Chiara è un'artista che si occupa ormai da tantissimi anni diciamo del rapporto tra arte e nuove tecnologie, e lo ha fatto con diciamo, in tantissime declinazioni. Ha fatto video, animazioni, installazioni interattive, dei lavori per il cellulare, piuttosto molti lavori nello spazio pubblico, lavori con la realtà virtuale, insomma ha esplorato un po' tutte quelle che sono le sfaccettature e le opportunità, diciamo, che le nuove tecnologie offrono. In particolare il suo lavoro si concentra su un'indagine sullo spazio, sul tema dello spazio e dell'architettura anche dello spazio, che è una tematica estremamente affascinante, che potete vedere anche nel lavoro che si trova qui in mostra, che è molto particolare perché fa interagire la dimensione immateriale, no, della GIF con invece la scultura che lei ha scelto come piano di proiezione. E poi appunto Alessandro Skyman, con la presa di Oculus Motion Pictures, attivi principalmente a Torino, se non sbaglio, e che partecipano alla mostra con due lavori distinti. E sono due lavori che in qualche modo puntano a forzare proprio i limiti della GIF o della GIF, come ieri abbiamo detto. Diciamo che, diciamo, a beneficio del pubblico, che il fondatore della CompuServe, che è la società che ha appunto ideato, per modo lanciato, progettato la GIF o GIF, che si voglia, ha dichiarato che la pronuncia corretta è GIF, però insomma siamo aperti, liberi, sì, democratici. Il dibattito è in corso, esatto. E quindi ecco, hanno portato in mostra questi due tipi di lavori, appunto una è una GIF sonora, addirittura la GIF per antonomasia non ha il sonoro, loro sono riusciti in qualche modo, poi magari ce lo racconteranno anche più nel dettaglio durante la conversazione, appunto a dare questo suono. Oppure il famoso gifoscope, un gifoscope, che è di fatto come fosse una GIF analogica, e che tra l'altro loro producono anche volendo in serie, se poi in realtà è un pezzo unico di fatto, e però loro appunto producono, e che possono adattare a diversi tipi di immagini con 24, se non sbaglio, frame. Faccio vedere giusto così, molti l'avranno visto, ma insomma, funziona meglio questo qui. Quindi anche in questo caso ci piaceva, no? L'idea di avere in mostra proprio dare una tridimensionalità proprio alla GIF, in mostra ancora un altro contributo
che spingesse verso questa fisicità molto, molto forte. Insomma, poi il loro lavoro è stato come dire, accolto e pubblicato insomma, su diversi siti, insomma, in diverse occasioni, quindi anche nel loro caso diciamo che nel settore hanno una forte credibilità e riconoscibilità come tipo di lavoro. Infine abbiamo anche il piacere di avere Elia Giorossi, ci tenevamo a avere oltre alle voci degli artisti anche la voce di un critico, di un teorico sull'argomento. Elia Giorossi si occupa di critica e curatrice oltre che docente all'Accademia di Belle Arti e lei si occupa anche lei da tanti anni del rapporto tra arte, nuove tecnologie e anche arte e scienza nello specifico e ha collaborato con tanti musei ed è anche fondato una magazine che approfondisce queste questioni che si chiama Shape e quindi ci dirà un po' il suo punto di vista sia sul tema delle cifre, qual è un po' la sua impressione su questo nuovo scenario, anche in rapporto con quello che è stata la cosiddetta Net Art negli anni scorsi. Tra l'altro ricordiamo che è stata la prima a portare la Net Art al Maxi, che è stato ormai sembra preistoria, sono passati tanti anni, però per portare questo genere di sperimentazione nei musei ci voleva veramente la diete esatto. E quindi insomma onore al merito. Bene, a questo punto forse possiamo partire con diciamo, la prima parte di domande rivolte a James e ovviamente insomma è molto aperta all'interazione, allo scambio questa conversazione, quindi vi dico sia dalle prime file gli artisti, insomma Elena che sono con noi, ma anche il pubblico insomma, se poi vuole in qualche modo interagire. Sì, se vi viene una curiosità durante la discussione interrompete senza indugio. Partiamo con la prima domanda, sì, molto... La fai in prima in italiano, sì, così almeno. Sì, non abbiamo parlato molto di base, insomma, e capire da James, vorremmo capire perché hai iniziato a lavorare con le cifre, perché poi hai scelto questo mezzo come insomma, il tuo mezzo di elezione, il tuo mezzo favorito. Sì, how did you start with these gifts? And why did you choose them for your favorite form of art? I like the joke that they chose me. Mi piace scherzare sul fatto che sono loro che hanno scelto me e non io. Yeah. Why I started? I always wanted to learn how to do animations ever since I was a little kid. And in 2012, I had an opportunity. I had some time off, and I was looking for a new art project to do. And I figured it was a good time to learn. So, mi era sempre piaciuto poter fare dell'animazione e quando nel 2012 ho avuto l'occasione per farlo, ho pensato che era proprio l'occasione giusta per cominciare a fare animazione. I had a neighbor who lived downstairs who was working in animation professionally, and I mentioned to him that I wanted to learn how to animate, and he offered to show me some tricks. Avevo un vicino di casa che lavorava proprio nell'animazione e quindi gli ho chiesto se mi poteva spiegare come si faceva ad animare le immagini e lui mi ha spiegato come si faceva. So I started making these really short animated videos and uploading them to YouTube. I've deleted most of them, but I made these animations that were 2-3 seconds long, so you'd have to hit play, watch it 1-2, and then stop and hit okay. play. Quindi ho cominciato a fare questi video molto corti che mettevo su YouTube, li ho cancellati, e praticamente dovevi spingere il tasto play e aspettare che questi si And we were sure at your first retrospective. Yes, I still have it on file. I can show them, but I don't want to. the first one I did was actually a guy and a dog, and the dog farted in the guy's face. Wow.
stato uno, c'era un cane ed una persona, e il cane ha fatto, diciamo, ha dato un po' d'aria in faccia a questa persona. That's why questa era il tipo di GIF. That's why I don't show. Ecco perché non l'ho letto più su Facebook. So I would email these animations to my friends, and I guess one of my friends was really annoyed with me, and he said, why don't you just make them into animated GIFs and post them on the internet? Quindi io facevo questo, poi un mio amico mi disse, ma to make one GIF a day and post it online for an entire year, and then try to like find something with that after. E allora ho detto, beh, forse è bene fare un progetto in cui io decido di metterne una al giorno. E poi... I think it was 356 or something. I came really close to making one every day, but I needed vacations. Sono arrivato più o meno a 356, quindi quasi un anno, però poi avevo bisogno di una vacanza. After that year was finished, I just didn't want to stop, and I can't imagine ever stopping because I have so much fun making them. E quindi quando ho finito, però ho deciso che non avrei mai smesso, perché non posso proprio smettere, non posso immaginare di smettere. Even more so now, because now I make a living making animations for people, and it's a lot of commercial work. So whenever I have free time, all I want to do is make animated GIFs and post them on the internet. Like it's quindi adesso faccio animation per lavoro, ma quello insomma non è molto soddisfacente. Quando ho un po' di tempo libero faccio le GIFs perché mi piace così tanto che è diverto fare. Guardando il tuo lavoro, si nota, cioè, è evidente questa ripresa della pittura nordica, fiammiga. E così, come mai un ragazzo, una persona canadese di Montreal è andato a ripescare quel tipo di estetica e quel tipo di riferimento? So in your works there is always this northern Renaissance art. So why you from you are from Montreal, you are Canadian, so you mentioned that you take references from your countries. Have you seen Canadian art? This was something I have to say. He was wondering why you chose that. Well, how did you arrive to that? Actually, there's a lot of amazing Canadian artists that deserve a lot of recognition, like old Canadian artists that deserve recognition, but that's another. Ci sono vari artisti canadesi però famosi, però quello è un altro discorso. Yeah, that's another. But why? Because when I first started making the animated GIFs every day for the year, I started with images that I would take from the United States Library of Congress, and I would animate those. For a while I was taking images from cigar boxes, like old cigar boxes, and animating those. E quindi quando ho iniziato, ho cominciato a prendere delle immagini dalla Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti e anche dai box di sigari, scatole di sigari. I was even taking like collages that I had done previously and animating those. So, e poi alcuni collage che io già avevo fatto e li ho cominciati ad animare. So at one point I was doing a search for images and I just fell upon these Lucas Cranach paintings. E quindi quando stavo cercando delle immagini, ho visto queste immagini di Lucas Cranach, che è un pittore del Rinascimento nordico. And I thought it would be fun to do a series based on those style of paintings. And then I did something else. But then I just kept coming back to them. Ho pensato che sarebbe stato bello fare una serie su questo
produttore, però poi facevo altre cose, ma ritornavo sempre a pensare a quel progetto. And like part of the work, like part of the expression that I want to put out there is, you know, criticisms of certain elements of power and authority, and who has more power and authority throughout history than the church. Quindi uno dei miei scopi era di fare un lavoro di critica anche del potere, dell'autorità, e chiaramente chi poteva mai avere più potere a quel tempo che non la Chiesa. So that really, that's when it kind of became the focus of the work, because I found that visual language of these classical paintings of that era represented what I wanted to tell as the stories in the gift. Quindi a quel punto è venuto fuori quale sarebbe stato il mio lavoro, perché ho capito che erano quelli i concetti che volevo esprimere con i miei gifs. Un gif. But I find that there's a certain innocence to these paintings of that era, of that place. Like, it's not as refined as the High Renaissance. So it's a bit more, you can see, it's not as realistic. It's more playful in the expression. Like, it's more... It's less refined. And my work is not that refined. Quindi ho preso quelle anche perché rispetto all'Alto Rinascimento, quelle immagini, quei paintings, quei dipinti sono meno particolareggiati, sono più meno realistici, ed è proprio sono proprio le caratteristiche del mio lavoro. So what's up to that? Just you, that's called Agri Renaissance Paintings, do you know? Yeah. C'è questo sito, se lo conoscete, che sarebbe, diciamo, questi bambini disgustosi del Rinascimento, sì, è un blog che riunisce tutte immagini di bambini presi da quadri medievali e del primo Rinascimento, che sono oggettivamente brutti, molto brutti, almeno dal nostro, come dire, dal nostro punto di vista. Ci chiediamo sempre, tanto lo facciamo tutti i musei, ma come può essere così brutto? Che sembrano dei vecchi, no? Ed è molto popolare. Prima, James, hai citato appunto la Chiesa. Ci interessa capire, guardando anche i tuoi lavori, in che misura c'è una sorta di, se vogliamo, di critica, o in qualche modo un atteggiamento irriverente nei confronti della Chiesa, ma anche, visto che tu citi la storia dell'arte, se c'è una sorta anche qui di, in qualche modo, un farsi gioco, tra virgolette, un po' di una certa istituzionalità della storia dell'arte. So in your work, do you intend also to criticize the church and concepts like religion or the history of art as an institution? Because they are irreverent, they are ironic, but is there also this behind your work? Yes. Yes. Yeah, my background, like politically, I studied politics and history at university, and at the time in Montreal, there was a lot of like leftist politics and, you know, being part of like anarchist movements. Quindi ho studiato politica e filosofia all'università, e a quel tempo in Montreal erano tutti, diciamo, di left wing, di sinistra e anarchici. And that's kind of how I got interested, around the time I got interested in making art, was through looking, you know, taking these critical perspectives of power and authority, like the British artist G. Boucher. She was my favorite collage artist. E lì ho imparato, diciamo, e da lì che è venuto questo concetto di dell'arte anche come critica dell'autorità e del potere. E uno dei miei autori preferiti è questo autore inglese di collage,
Voucher, her name? G Voucher. Who, she was in the punk group Crass out of England. She did all the art for Crass. Faceva parte del gruppo punk Crass. Yeah. I was really influenced by that, and it just kind of... But I didn't want my art to be so specific, you know, as a manifestation of protest or criticism. I wanted it to be fun and light. Okay. So, ho preso ispirazione da questo tipo di arte, però io non volevo che la mia arte fosse solo quello, solo critica al potere e all'autorità, anche a qualcosa di divertente. You know, yeah, because not every piece has to be a specific, serious, you know, like a lot of it is, as we say, fluff. Dice, non tutti i pezzi devono essere per forza seri e devono dire qualcosa. Alcuni di questi sono cose così, venute senza senso, ecco. But if I could sneak a message in there, like a criticism of modernity, into my work, even better, you know? A lot of it's hidden. Poi se è divertente, ma posso anche metterci qualche concetto, qualche cosa, allora ancora meglio, perché c'è quello. L'ultima domanda per adesso, poi così intanto diamo spazio agli altri, poi eventualmente ci torniamo. E una curiosità di tutti, perché Scumpel Tiger? Why Scumpel Tiger? It was never meant to be the name, like my nickname. It was always meant to be the name of the Tumblr. Okay. And that's it. Quindi non avevo mai considerato che dovesse essere il mio soprannome, ma solo il soprannome, il nome del Tumblr. The origin of the name. Adesso vi racconto come è nato questo nome. I was working a job doing construction with some friends, and we were just like shoveling gravel. And we were like thinking we should have really cool nicknames. Stavamo insieme a degli amici, lavoravamo nel campo delle costruzioni, quindi stavamo proprio scavando, prendendo la chiaia. E allora abbiamo pensato, ci dobbiamo dare dei soprannomi cool, duri, insomma, aggressivi, ecco. So I suggested to them that they should call me Scorpion Dagger. And they said, no way. Quindi io ho detto, beh, chiamatemi Scorpion Dagger. E loro hanno detto, ma no, non c'è proprio, non vogliamo assolutamente chiamarti così. Yeah. The revulsion was even stronger than that. It's dangerous. So, with the guys I worked with, one of the guys, he opened up an art gallery, and I submitted a piece of work to the art gallery. And on the tag beside my piece, I wrote the name James Scorpion Dagger Kerr. And I gave it to him, and he said, like, no. Quindi uno di questi amici poi ha aperto una galleria d'arte, e io gli ho dato uno dei miei pezzi, e mi sono firmato James Scorpion Dagger Kerr. E lui ha detto, no, non è possibile. I used to tell also, like, my friends' kids to call me Scorpion Dagger. Anche ai bambini dei miei amici dico sempre di chiamarmi Scorpion Dagger. Just to make my friends angry. Solo per far arrabbiare i miei amici, che a cui non piace. So, when I started the Tumblr, what better name but to keep my friends angry than Scorpion Dagger? quando ho deciso di aprire questo blog su Tumblr, ho detto, beh, adesso scelgo questo nome per farli arrabbiare ancora di più. And it's now that people call me Scorpion Dagger, they're even more angry, and it's the best. Adesso che tutti mi chiamano Scorpion Dagger, loro sono ancora più arrabbiati, e questo mi fa piacere, mi fa tanto piacere. Okay. Lo sappiamo, siamo.
lucky. Well, can I just see? It's kind of like a theme. Like, it's my sense of humor is just to make my friends angry and annoyed. Yeah, but like in a fun way. Okay. And quindi i miei è proprio il mio senso of humor che fa arrabbiare i miei amici. And a lot of the gifts that you see are just jokes to my friends. Ah, okay. Yeah. Molte delle gifts che io ho realizzato sono solo scherzi ai miei amici, niente di più. Yeah. Okay. Yeah. E passiamo magari anche a... Sì, facciamo un giro verso gli... sì, ok, sì. Thank you. Partiamo da Chiara. Partiamo da Chiara, sì, sì. Te voglia, buonasera a tutti, come diceva la cena prima Valentina, sono un'artista multimediale attiva già dal 1996-97 e il mio lavoro combina vari mezzi, varie tecniche e tecnologie e diciamo che produco partita dal 1996 all'installazione interattiva, alle GIF animate, lavoro con la GIF animata, dai rimorti del web, da quando creativo, anzi utilizzo molto questo formato per progetti internet site specific, per la costruzione di progetti internet site specific. E poi costruisco anche delle video strutture, GIF strutture, applicazioni web, widget per dispositivi mobile che molto spesso utilizzano sia realtà aumentata che realtà virtuale. E, diciamo che io adopero le nuove tecnologie ad ampio raggio proprio per comprenderne l'intrinseco linguaggio e quindi sperimento in maniera personale e creativa su delle molteplici possibilità che tutta la gamma di nuove tecnologie e nuove media ci offrono ogni giorno e per poi estrinsecarne il messaggio attraverso la mia parte che propongo in questo senso. E, dunque, infatti spesso le animazioni GIF, ma come anche le installazioni interattive, sono caratterizzate dallo studio della forma geometrica ed essenziale, abbinata ad una visione abbinata molto spesso, soprattutto per le installazioni interattive, abbinata ad una visione tridimensionale e dinamica dello spazio virtuale. E, infatti la maggior parte delle mie opere, diciamo così, coinvolgono lo spettatore e lo costringono anche a confrontarsi con una sorta di altrui digitale, con un'altra spazialità, che come dicevamo in tanti altri talk, c'era anche Valentina presente, è un po' la nostra quarta dimensione, no? La quarta dimensione che noi pensiamo sia ormai il tempo reale che noi spendiamo in senso virtuale, digitale, davanti a questi diretti nuovi media e soprattutto davanti a internet. Questo è un tema che si vede molto bene anche in questo, esatto, in questo lavoro, no? Adesso viene anche al suo lavoro, infatti. L'edificio più è quello in fondo. Sì. Allora, in fondo dell'angolo c'è la mia GIF struttura e diciamo che buona parte del mio lavoro si basa, tende al concetto di architettura impossibile e anche analizzo tantissimo il concetto di architettura liquida per citare Novak. E lavoro anche però sull'interfaccia, cioè molte delle mie installazioni interattive che riflettono anche al concetto di architettura, lavoro anche sul concetto di interfaccia. La GIF animata, la videostruttura GIF animata in mostra, è costruita attraverso la tecnica di realtà spaziale aumentata, ovvero video mapping praticamente, perché poi la realtà aumentata anche parte, c'è anche la parte del video mapping che fa parte della realtà spaziale aumentata. Video mapping lo dico brevemente così per spiegare sia al pubblico, vi sarà capitato sicuramente di vedere queste proiezioni bellissime che fanno sulle facciate dei palazzi molto spesso e questo è per dirlo in due parole, video mapping, perché è una proiezione che però interagisce con una superficie, che non è semplicemente proiettata sulla superficie, ma interagisce con la struttura della superficie. E allora dicevo che questa GIF scultura
dalla parte effimera che è l'animazione GIF, appunto, che va a ridisegnare i confini di una struttura, va a creare anche i volumi deduttivi della geometria del profilo sintetico su cui si basa, e poi è costituita anche dalla parte tangibile, che sarebbe la struttura geometrica, questa struttura essenziale costituita da una sorta di terreno estremo, da una superficie minimale, un paesaggio, no? Che giustamente Saverio all'inizio mi ha detto una cosa molto bella, tra l'altro il loro questo artista ha detto che questa superficie assomiglia a quella dei Castellani. E mi sono ricordata, è vero, esatto, mi è piaciuta questa analogia. E la parte scultorea è comunque ottenuta attraverso attraverso la programmazione tridimensionale e successivamente anche attraverso una stampa 3D, quindi c'è proprio questo processo coerente di geometria sia per quanto riguarda la parte effimera che la parte scultorea tangibile in questo senso. E diciamo, io nel 1999 ho creato la definizione di superluogo, in inglese l'ho creata super place, dove un'idea di performance è alla base delle mie videosculture, delle videoinstallazioni interattive che presentano questo luogo, queste geometrie che si muovono contro la propria funzionalità e vanno incontro allo spettatore, come dicevo prima, un po' per coinvolgere, per confrontarsi con quest'altra spazialità, ma anche proprio per renderlo parte integrante dell'opera come processo, di quest'opera in continua trasformazione. E a questo proposito, soprattutto dall'inizio, nel 1996-97, la mia prerogativa era proprio di animare e dare vita proprio agli oggetti, decidere e capire che l'oggetto in sé ha una propria metafisica che va al di là oltre lo spazio e oltre il tempo. E in questo senso. Quindi diventa un oggetto filosofico, cioè l'idea dell'oggetto. Okay. Ma diciamo che infatti questa visione pluralistica del mondo, invece pluralistica, dal mio punto di vista tendo anche, ci rientra anche il discorso un po' dell'interfaccia, visto che poi una buona parte delle interfacce la programmo con object oriented language, e quindi già partiamo dal concetto di creare questi software come oggetti che poi interagiscono tra di loro e sono capaci di scambiarsi dei dati, no? E a questo punto i miei oggetti mi aggancio anche all'object oriented ontology, cioè a questa scuola di pensiero che appunto va un po' contro la filosofia kantiana, che l'antropocentrismo kantiano, che vede l'oggetto pensato come puramente cognitivo, no? Della percezione umana. In questa filosofia, scuola di pensiero orientata agli oggetti, e l'oggetto che arriva ai sensi vive di una vita propria, appunto, ed è e continua ad esistere anche dopo l'esaurimento delle relazioni oggettuali, cioè non si esaurisce praticamente. E questo già dal 1997, ti ricordi la mostra Siracusa e gli obiettivi che si parlavano, l'animazione degli obiettivi che prendevano vita e erano ovviamente decontestualizzati. Sì, sì, quella era una mostra che abbiamo fatto nel 2004, credo, qualcosa del genere, sì. E era una mostra collettiva sui videogiochi, e non sui videogiochi in generale, ma sui videogiochi d'artista, i videogiochi modificati dagli artisti. E Chiara era una dei partecipanti, aveva presentato, in realtà non era proprio un videogioco, ma si ispirava tantissimo. Esatto, no, per lanciarsi al tema della mostra, era un'animazione. Una video animazione, però si ispirava moltissimo all'estetica, al videogioco, anche se non era un videogame, però aveva questi due obiettivi che si corteggiavano e si scrutavano come se fossero degli oggetti con una vita, come diceva appunto poco fa Chiara. Infatti, proprio questa filosofia che tende a dare questa metafisica proprio agli oggetti nasce poi nel 2009. Era già poi dopo prende via più tardi. Invece com'è che hai fatto la prima GIF, così per curiosità? La prima GIF veramente forse era appunto sempre 98, 99.
colore. Le GIF le uso tantissimo, mi ricollego le GIF, le uso tantissimo per creare animazioni sexy, progetti di internet art specifici del web. E è il caso, avevo messo apposta la mia, è il caso. È il caso, per esempio, la uso perché intanto si adatta, secondo me, il formato GIF o GIF, come si può chiamare, si adatta perfettamente alla creatività e alla multifunzionalità del web. E poi è molto variabile, mi interessano le variazioni tra immagine fissa, fotografia, animazione e video, e l'ho usata in uno spazio altrettanto particolare che è una banner galleria, cioè una galleria sotto forma di banner ospitata dal sito di Airshake e curata da Elena P e Elena Giulia Rossi, e dove ho costruito una interfaccia in GIF animata. Ho praticamente appunto sospendere tra il reale e il virtuale il concetto di interfaccia, creando questa sorta di trompe-l'aile animato e ricreando una sorta di viaggio che lo spettatore poteva effettuare attraverso questa decostruzione del banner stesso, che lo portava a confrontarsi con delle strutture, sempre dei profili essenziali geometrici, che poi si trasformavano appunto in disegno, in architettura, in realtà. Sì, io questa cosa è molto interessante perché la GIF animata è stata per tanto tempo anche l'unico formato usato per i banner, prima che arrivasse Flash e poi altre tecnologie più avanzate adesso, il banner era proprio una utilizzava veramente soltanto il formato GIF, quindi questa idea che ci ha avuto chiara di riprendere artisticamente il banner con la GIF, proprio per metterci dentro una parte, era particolarmente interessante. E diciamo che io che ho un altro progetto che vive grazie alla GIF, e può vivere solo attraverso questo formato davvero multifunzionale, così versatile per il web, ed è la Digital Art Gallery, la maggior parte che è una galleria virtuale sotto forma di web app, e gli artisti escono, tra l'altro anche Lorna ha partecipato, espongono prevalentemente GIF animate. Cioè Chiaranda è anche, oltre un artista, anche una galleria, che ovviamente è il suo progetto, è un progetto artistico, tutta la galleria, e ha questo progetto che si chiama Digital Gallery, che è un'app che si può usare, una web app che si può usare anche su dispositivi mobili, e invita altri artisti a realizzare un lavoro per questo spazio virtuale che lei gestisce, e molte sono GIF. Ecco, questo è un esempio anche di programmazione orientata agli oggetti, cioè alla fine sono le app e i widget. Che richiamano che riprendono il concetto dell'interfaccia, la costruzione dell'interfaccia attraverso un certo software, no? E anche per questo era arrivato un po' però un po'. Sì, andiamo un po' sul tecnico. Vabbè, per adesso continuiamo in giro, sennò poi ci inondiamo, poi eventualmente ci. Grazie Chiara. Poi mi scambio con te. Vi ricordo sempre che se vi vengono curiosità durante gli interventi, fatele senza. Sì. Grazie. Vai. Allora, come abbiamo già un po' anticipato a varie riprese, loro sono Occult Motion Pictures, cioè, anzi, che poi è un po' uno scoppiettare, è il vostro progetto, è Occult Motion Pictures, però è anche il vostro nome. E quindi ormai serve. L'importante è la fama. E loro appunto presentano due GIF molto particolari che sono, che come diceva prima anche Saverio, tentano un po' di forzare i limiti della GIF e anche la natura del formato, una volta andando a riportarlo alla dimensione analogica. E nel secondo caso appunto reintroducendo con un meccanismo particolare che spiegheranno il suono, che naturalmente non c'è nel GIF. Poi se ci avete voglia ci piacerebbe anche avere un piccolo feedback sul workshop che avete tenuto ieri, perché
perché loro ieri hanno tenuto sempre qui da Smart un workshop teorico pratico sulle G-Framework in cui hanno sia raccontato il loro lavoro su questo genere, ma anche hanno cercato di spiegare come si possono fare le G-Framework e come si possono diffondere anche attraverso internet. Per cui insomma da voi volevamo sapere un po', ecco, qualcosa sul workshop di ieri, quali sono state le vostre impressioni anche delle reazioni del pubblico e poi ovviamente le vostre impressioni sulla mostra e anche qualcosina su perché avete fatto questo tipo di lavoro invece, cioè sulle GIF, cioè andandole appunto a modificare, a farle rinascere in altre forme. Partiamo dal workshop, quindi è stato bello. È stato coinvolgente, divertente, le persone erano interessate, noi abbiamo cercato di, non volevamo tanto dare delle indicazioni tecniche, perché alla fine ci sono tantissimi modi per fare la GIF, per arrivare a forma GIF. Quello che abbiamo un po' suggerito sono sì alcuni strumenti e abbiamo dato delle indicazioni di massima, nel senso, dicevamo, sai, se uno deve mettersi a fare GIF animate da zero, probabilmente è meglio che parta un po' più vicino alla propria sensibilità. Se sei un pittore puoi lavorare con la pittura, se sei un illustratore puoi farlo dal punto di vista dell'illustrazione, se sei un fotografo fai video, forse il modo migliore per iniziare è partire da quello che a te piace o quello su cui lavori e portarlo poi a sperimentare sulla vita dal punto di vista. Poi quello che abbiamo fatto vedere ieri era interessante perché insomma abbiamo fatto vedere qualche altro artista di GIF proprio per far vedere la varietà di approcci che ci sono. C'era uno di quelli. Ovviamente non abbiamo fatto vedere altro, perché visto che quelli presenti c'erano, abbiamo fatti vedere altri per far vedere un po' quale fosse un po' la varietà di approcci, illustrati, 3D, cinema 4D, le bellissime GIFs che noi troviamo molto molto interessanti, tra i sud, per esempio, dagli Stati Uniti, francesi. Questo è il tema della varietà, ci deve essere sottolineato un attimo, perché è vero che noi abbiamo preso questo la GIF animata come filo conduttore di questa mostra, però in realtà ci siamo resi conto subito che era proprio più di un pretesto, nel senso che è vero che siamo andati a scegliere degli artisti che usano questo mezzo come mezzo diciamo di elezione, comunque come uno dei mezzi preferiti, però è anche vero che è un mezzo molto poco costrittivo in un certo senso, è molto malleabile, è una piattaforma che dà vita a opere d'arte completamente differenti da loro, per cui ci siamo resi conto subito che avevamo a che fare, nonostante appunto ci fosse questo fil rouge del mezzo, che però in qualche modo non accomunava poi così tanto i lavori, erano delle somiglianze molto leggere, che però poi appunto come stava dicendo Alessandro sono poi declinate in mille modi. Sì, perché alla fine se tu tieni come riferimento, se vuoi, se non è così, la GIF con il loop che si ripete, certo. Al finito quello che c'è in mezzo, al primo e all'ultimo frame che coincidono, è quello che vuoi in fondo, cioè nel senso, puoi farlo con un'animazione fatta a mano, lo puoi fare veramente con qualsiasi tipo di software, lo puoi fare con una serie di fotografie. I tuoi obiettivi che lo aggiungi dipende da te quello che vuoi esprimere. Quindi, ieri per esempio abbiamo fatto vedere come si estrae una GIF da un filmato, quindi abbiamo proprio fatto vedere tecnicamente, anche perché una delle nostre applicazioni, se vogliamo, le nostre linee di GIF sono gli excerpt, cioè sono gli estratti. Noi scegliamo, andiamo su Internet Archive, che è archivio di internet con miliardi di filmati archiviati a partire dalla fine del 1800 arrivare fino alla contemporaneità, quindi facciamo una selezione di video particolarmente interessanti, inusuali, censurati o comunque che hanno un loro interesse e li trasformiamo in delle GIF animate con l'obiettivo di fare della GIF non solo un contenuto divertente ma anche un contenuto che trasmetta un messaggio, una conoscenza. Quindi noi ci siamo definiti da subito come arte, educazione, intrattenimento tramite le GIF animate, quindi vogliamo far ridere e intrattenere nello stesso tempo però che rimanga qualcosa. Per esempio in excerpt noi facciamo una sorta di trailer del film che tu vedi, quindi quando tu vedi un excerpt completo di Occult c'è dall'inizio alla fine, proprio dal titolo iniziale al titolo finale, raccontiamo la storia del filmato attraverso una serie di GIF che fanno un po' da trailer cinematografico. Poi il nostro obiettivo è dire ok, ti sei divertito, hai trovato qualcosa di interessante, vatti a vedere il contenuto su internet e scopri ogni tanto delle cose davvero particolari. Diventano dei portali per andare a fare l'interfaccia. Sì, la cosa bella è poi anche proprio andare a fare questo lavoro di scavo
pasto alla fine. L'altro aspetto che facciamo contrario alle mixer è solo degli più, più sperimentali, dove in effetti abbiamo un po' forzare i tanti limiti, se vuoi spiegare come abbiamo l'attivo. Abbiamo creato praticamente dei riproduttori di GIF proprio per estrarre la GIF, per portarla fuori dal browser web. Quindi la GIF diventa reale. Abbiamo stampato una GIF su carta essenzialmente montata su un rotore che gira a manovella e riproduce la GIF. Per sottolineare appunto che la GIF è uno, alla fine uno strumento che al suo interno è uno strumento per raccontare qualcosa. È una serie, alla fine una serie di immagini. E questa immagine è, molto spesso le persone non ci pensano, non lo sanno perché non ci hanno mai avuto a che fare, ma l'animazione è fatta da immagini ferme. Cioè, e spesso quando girano il GIF si meraviglia. Rimangono veramente tutti su così, ma si muove, si muove il video, è fatto da immagini di successione, illusione e proprio il movimento. Questi sono estratti, come diceva prima Alessandro, sono estratti da video d'epoca, da pubblicità, video sperimentali, esperimenti scientifici. Infatti leggevo che siete ispirati a un meccanismo dell'era del precinema. L'ispirazione è il mutoscope, che è stato uno dei primi esperimenti di animazione. È una tecnica, è un dispositivo precinema prima che fosse inventato il cinema, la proiezione cinematografica, e appunto aiutava. Sono un sacco di riferimenti a quest'era del precinema, anche nel visore che c'è di là, che avete visto, che è sostanzialmente uno stereoscopio, e che prima dell'invenzione del cinema c'erano questi visori che ti permettevano di avere l'illusione. Infatti, il Museo del Cinema di Torino vede appunto sia la visione stereoscopica e il mutoscopico, quindi si vede come in realtà la. Siamo tornati all'origine di una parte di che chiami veramente un. L'altro giorno pensavo potenzialmente a MyBridge come il profeta della GIF, no? Perché quasi non era cosciente, ma alla fine ha fatto anche una serie di fotogrammi. Lui scattava i singoli fotogrammi. Spesso alcuni veramente iniziano dal primo e finiscono con l'ultimo, e le GIF sembrano fatte, cioè sembrano il profeta della GIF. Non lo so, sopra immagini con i cavalli, come il dinamismo. Ha dimostrato un po' che c'era il movimento, ha creato il movimento forse. Se vuoi poi la Tolkien Leaf, se vuoi e la Tolkien Leaf invece è stata un'applicazione fatta in quel giorno, abbiamo scoperto un'app molto interessante che si chiama Phonotaper. Phonotaper cosa fa? Ti permette di registrare un suono, ti permette di registrare un suono, quindi tu scarichi l'app, parli con l'app e registri un suono, e quest'app ti fornisce un grafico che traduce il suono. Ancora più interessante è che tu poi ti viene fornito una sorta di JPEG che puoi stampare su una 4, tu hai questo grafico davanti, se tu hai detto ciao mamma che bello, passi con questo scanner con il cellulare e ti dice ciao mamma che bello, ma anche all'indietro, cioè a seconda di dov'è la puntina dello scanner, tra virgolette, ti fa leggere l'immagine, no? ti produce suono. Quindi codifica l'immagine. Codifica, perché era molto interessante. Che quell'applicazione, e subito ci si dice, ma perché non si può provare a creare una GIF animata che parla praticamente? No? Quindi noi cosa abbiamo preso? Ho registrato il suono dicendo I'm a talking GIF, can you hear me? Quella è la frase che dice la GIF stessa che parla e quindi si presenta. Se volendo Dio che si mette a fuoco e funziona. Ho registrato il suono, è stato prodotto il JPEG con quella curva che rappresenta la voce, è stata messa in loop, e quindi tu ogni volta che passa la scansione senti la voce. Beh, ovviamente è bello a fare una da sfida da fare una GIF che non si vede, non si sente. Ma è loop anche il suono.
Sì, infatti sul The Critos Project parlavano di queste geek come voci horror che avevano sì, sembra. Perché la dimensione è così, sì, esattamente. Così sembra quando vengono le voci macchinali, no? Sembra proprio perso nello spazio della digitale di chiedere aiuto. Sì. No, così cerchiamo molto brevemente, cercando anche di stabilire una relazione tra questo tipo di lavoro, per esempio quello di Bildo Bongo, Stellata Salvo, comunque c'è questa tendenza a riprendere delle immagini d'archivio, così. Ecco, volevo sapere questo scatto che c'è, no, tra l'idea di in qualche modo utilizzare GIF come oggi ha un suo, no, diciamo anche seguito molto forte, però poi riconducendola sempre a qualcosa invece di quasi di molto datato in realtà, di cose anche tipo di marginale, di dimenticato per certi versi, fa parte un po' del, cioè del vostro interesse, sì. E cosa vi colpisce tra quelle immagini che pescate negli archivi, cioè principalmente a cosa attingete? Banalmente c'è la questione legale. La prima è comunque dei diritti di autore. Utilizziamo materiali di pubblico dominio per evitare questi problemi. Ovviamente elaborandoli, anche se gli accept occult sono una certa riverenza verso il filmato, quindi c'è l'estratto come sul video, non c'è l'elaborazione, perché c'è sempre la questione pedagogica dietro di educativa, quindi il video è così. Di non alterare. Sì, senza alterazione. E poi vabbè, c'è un gusto vostro. Alla fine, potendo scegliere tra una vastità di materiale infinita. Però questa è un'altra cosa che torna, vedete anche il vostro lavoro, quello di James, di Nomonkos, ma anche lo stesso lavoro di Barbara Mills, ha questo tema del riutilizzo di materiali esistenti, no? Questa è un'altra cosa che torna, cioè di prendere e di remixare ognuno al suo modo del materiale esistente. Questa è un'altra cosa che torna. Sì, poi probabilmente se abbiamo certi un po' anche a parte il lavoro, c'è sempre una tendenza di voler trasmettere anche sempre qualcosa in più, non fare solo delle cose fini a se stesse, no? Ma intanto ragionare sia sull'opera, sull'arte, sul mezzo stesso, no? Perché poi alla fine cosa abbiamo fatto anche noi, non abbiamo fatto solo GIF, ma siamo molto interessati, come avete detto all'inizio, a trasformarlo in qualcosa di fisico. La questione è questa, che noi le GIF all'inizio sono piaciute così tante che ce l'avevo. La prima cosa che ci siamo detti è dire, ne vogliamo mettere uno in casa, noi specialmente vogliamo avere una GIF da esporre, avere lì a perenne, come fosse un quadro, no? Quindi nel momento in cui ci siamo messi a fare le GIF, allo stesso momento pensavamo come le esponiamo, come le rendiamo qualcosa di potenzialmente disponibile anche per GIF. Perché poi il problema è di dire, poi chi lo sa se questa è una cosa interessante, se è tutto un dibattito, la GIF può essere venduta, è un'arte diffusa, è solo online, è condivisa, invece vorresti avere un pezzo unico, non c'è una norma e quindi può essere qualsiasi cosa. Noi la intendiamo come io la chiamato dire sì, ci piacerebbe averla fisicamente, uno, un pezzo unico in casa, e quindi abbiamo lavorato proprio anche sull'oggetto. Il GIF infatti è un pezzo unico che riproduce una GIF vera, un file.gif offline. Ed è potenzialmente utilizzabile dagli artisti come pezzo, cioè se uno volesse vendere una GIF la può mettere su GIF e viene venduta come pezzo unico che non è fatto girare sul web. E non è un video, perché poi spesso nelle mostre. Il problema è che a me interessa molto anche quello, no? Se io sono un artista di GIF, cerco per quanto possibile di esporre una GIF. Sì, sì, perché spesso per motivi banalmente tecnici la GIF viene convertita in un video semplicemente per una questione tecnica, perché il dispositivo gestisce meglio quel tipo di file. Poi, poi a vederla non c'è nessuna differenza, diciamo, però concettualmente sì, cioè nel senso che poi il file di fatto non è lo stesso, il file di partenza. Quindi se vogliamo essere ortodossi e sul mezzo ovviamente quello cambia. Quindi è un lavoro parallelo appunto sia a GIF animate sia come metterlo in mostra fisicamente. Poi abbiamo lavorato anche sulla mappa degli artisti di GIF, quindi anche questo è un lavoro interessante. Un bel giorno ci siamo messi a costruire questa mappa dei GIF artist, è una mappa compresa su in che abbiamo cercato di fare una prima, non scrematura, però un primo elenco, se vogliamo, una catalogazione per paese. Tu vai e vendi diversi artisti di GIF,
vedi tre loro lavori, tre GIF direttamente sulla mappa. Sulla mappa. Google Maps è l'indirizzo del Tumblr, è possibile anche un sito di mail, quindi c'è la GIF sulla mappa che arriva nel luogo. Sì. Quindi c'è poi ci sono anche tutte le meta GIF, la GIF della GIF, la cosiddetta GIF tipografia, la GIF tipografia. La tipografia. Sono questioni molto dense dal mercato all'attitudine insomma che c'è presente in effetti in molti lavori, no? Tra da una parte citazione, dall'altra invece all'appropriazione, quindi comunque approcci diversi ma che vanno verso questa direzione. E magari potrebbe essere l'occasione anche per parlare un po' con Elena Giulia Rossi, insomma, che conosce un po' il suo punto di vista rispetto all'uso della GIF e perché no, anche avendola visitata credo ormai due o tre volte, almeno questa anche un punto di vista. Una peculiarità per la quale magari molti artisti si sono avvicinati a questo linguaggio per poter trattare
parlare di alcune tematiche come tematiche cruelle, no? Come tanti artisti anche dell'avanguardia hanno fatto appropriandosi del gioco, diciamo, parliamo della morte. E queste opere secondo me sono una bellissima declinazione di modi diversi per trattare i contenuti attraverso questo linguaggio. Sono come nel 72, per essere ricordato, John Berger aveva fatto una trasmissione su BBC che ci faceva vedere come attraverso l'immagine che viene mediata dalla comunicazione viene portata fuori dal proprio contesto, no? Cioè noi conosciamo dei lavori d'arte, pensiamo di conoscerli, magari non li abbiamo mai visti, e li conosciamo attraverso le immagini digitali che non ci ricordano assolutamente, diciamo, la criticità della galleria, la criticità dell'opera. Oppure faceva vedere come, non so, anche con un'inquadratura video, se noi puntiamo su un dettaglio, quel dettaglio poteva darci un significato completamente diverso del tutto. E quindi in qualche modo io penso che con questa mostra il GIF che nasce con internet e internet da un linguaggio viene in questa mostra portato fuori, e quindi mi ricordo l'altra parola chiave che era all'inizio, che è quella di traduzione, no? Quindi qui c'è anche una traduzione del linguaggio, primo perché viene portata fuori dal suo spazio, e secondo perché in modi diversi, quindi la bellezza di questa mostra la trovo perché non solo declina contenuti diversi, ma anche diversi modi con cui questi contenuti sono tradotti nello spazio, non presentati nello spazio, no? Quindi qualsiasi dettaglio materiale, la cornice, la struttura di Chiara che viene fuori dalla GIF, no? Prima la GIF entra nella profondità del panel perché lei ha dato materia a una superficie, gli ha dato profondità, e invece qui gli dà la profondità si estroflette nella scultura. E le cornici o le non cornici, anche, cioè qualsiasi elemento, cioè un ecosistema, ma è un contesto che trasporta, veramente traduce in maniera radicale, diciamo, i significati, anche le GIF di Lorna Mills. E quindi, oltre ai contenuti, diciamo, secondo me ci fanno anche riflettere sui diversi generi, la pittura, la scultura, cioè che cosa comunque si trasformano anche attraverso la permeabilità dei, no? tra i vari supporti, che poi alla fine sono qualcosa di fluido, che può cambiare, cioè l'opera si può trasformare, non è più è sempre più, come dire, più facile che si trasformi, che cambi forma, non è un oggetto univoco che rimane sempre uguale. E più andiamo avanti con le sperimentazioni, con le tecnologie, più l'opera diventa un oggetto mutante, che non si ripresenta mai due volte nella stessa forma. Esatto. Anche l'immagine digitale, no? Anche l'immagine, adesso noi queste immagini abbiamo il movimento, perché sono un linguaggio che si esprime nel movimento, però anche l'immagine fissa. All'interno c'è un modo, cioè non viviamo più in un modo stabile, no? Quindi l'immagine è solo apparentemente fissa, non è apparentemente fissa. Poi mi è piaciuto molto anche il modo con cui avete concepito il tutto, iniziando e finendo anche con il GIF scopo, perché questo secondo me riconduce anche un po' a quella che è una visione di quello che viene definito. Chiamiamolo il post internet, a nessuno piace questo termine, però ci vediamo. Non è il post che è dopo internet, ma è qualcosa che invece avviene dentro internet, no? Mentre noi appunto prima entravamo in internet, adesso ci viviamo dentro, e quindi se voi ci fate caso, secondo me naturalmente, senza che sia stata una scelta consapevole, no? Noi scegliamo tra contenuti che già esistono, ci muoviamo all'interno di un ambiente che in qualche modo ci circonda da una parte. Dall'altra, più si va avanti nel tempo e più ci rendiamo conto, e questo ce lo insegna anche l'arte e le opere, diciamo, più che la teoria, è che in realtà tutta questa digitalizzazione, internet, eccetera, sono un'amplificazione di un analogico, che poi alla fine è una tecnologia, cioè quello che c'è dentro è cambiato, è sofisticato, eccetera, però la tecnologia è rimasta in qualche modo, cioè è come se fosse stata un'amplificazione dell'analogico, il GIF è un operaggio degli anni 80, quello è un grande amplificatore di tutto ciò che accadeva prima, no? Cioè di una facilità maggiore di discussione, eccetera. Quindi il GIFoscope, cioè, apre tutto un mondo che tra l'altro adesso è molto attuale, cioè quello di ritornare all'analogico, ma non come nostalgia del passato, ma proprio con un approccio per cui, tornando all'analogico, cioè vedendo il funzionamento del GIF,
tu capisci il funzionamento del problema. Sì, 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 quello che diceva veramente si stupisce del meccanismo. Perché è incredibile, perché sapessi che il gap è praticamente culturale, generazionale, eccetera. Quindi ti rendi conto che tu il video in realtà è proprio una sequenza di immagini, sì, parla delle cose da dire. Però sì, però evidentemente sì. E c'è un altro aspetto interessante, per esempio, proprio il New York Times a dicembre ha parlato di questo digital culture with animal fever, quindi del processo di dedigitalizzazione, sì, che sta interessando, adesso questo è il primo articolo scritto da Ron Walker del New York Times, dove faceva focus proprio sul tipo, sto dicendo, è un esempio del processo di dedigitalizzazione, quindi non ci basta più. In certi aspetti si parlava di cuscini fatti di moti, sì, dei gioielli, comunque che riproducono le icone anche del web, e c'è proprio questa esigenza oggi di dire sì, va bene tutto il come si dice, l'astratto, sì, il, sì, il, sì, però c'è bisogno, ma in realtà c'è proprio una necessità, sì, sì, c'è anche un ritorno alle foto stampate, i servizi online come foto stanno adesso stampando fortissimo, ma certo, perché siamo tutti quanti consapevoli del crash della tecnologia, quindi anche di perdere le cose così, esatto, ecco, anche questo è un tema che sta tornando fortissimo, perché dopo appunto anni di che bello, non c'ho più le cose impolverate, adesso però si cominciano a capire, esatto, però capisci che il rischio di tenere tutto quanto appunto all'interno della tecnologia, che comunque oggettivamente può crashare. Ma è interessantissimo che ci si passi da gli archivi, per esempio, sono molto interessanti, sì, in sé, perché passi dalla fisicità dell'archivio alla necessità di digitalizzarlo, poi alla necessità di non ritornare al fisico, perché pensi che fra 10 anni quello che hai salvato in un formato probabilmente non riuscirai più a leggerlo. Sì, non riusciamo noi più a leggere un doc sullo stesso software a distanza di anni, per cui immaginate la difficoltà di gestire enormi archivi. Magari digitalizzati anche magari con il formato sbagliato, facendo una scelta. Ma quindi proprio c'è anche una gestione dell'informazione e della conoscenza che diventa un problema. Ma come si pensi avanti, più c'è la necessità di scoprire questa analogica, ma per capire il presente, no? C'è tutto un filone che cerca appunto la migrazione, ma non è appunto nostalgico. O anche la geologia dei media, no? Cioè noi non consideriamo che comunque è da terra, come con i minerali, i materiali, sì, che compongono, certo, le tecnologie, che poi il riflesso di cui il riflesso ne risponde il clima, cioè alla fine è tutto un discorso che si ricollega, infatti da poco, ma che è come se quasi come se fosse un presagio, perché sembra che questa necessità di tornare indietro ci sta facendo presagire, sì, come se fosse qualcosa che spaventa, sì, così vuole, no? Accidentalmente, perché è come se fosse una bolla che si sta gonfiando dentro una massa che comunque dipende dall'elettricità, come dice la centrale, come si trova, si dice internet, sì, è finito, è finito. Cioè è finito nel senso proprio temporale, perché comunque dipende da qualcosa di fisico, sì, per noi nella fase c'era questa idea dell'ubiquità, l'idea del, sì, sì, l'idea dell'ubiquità era un'idea di ubiquità senza fili, e invece noi dipendiamo sempre più da fili, cioè sono, sì, ma sì, ma non solo, ma non solo, ma basta pensare ai cavi che stanno tutto l'oceano, cioè nel senso, uno pensa a wifi, è tutto quanto wifi, in realtà c'è una quantità di fisicità per far funzionare questa roba. Esatto, sì, sì. Comunque mi piace l'immagine, sono quell'immagine della, come dire, dei diversi livelli, in qualche modo, anche di livelli, per esempio guardando l'immagine di Zadoretti, appunto c'è la statuaria classica, c'è la cornice, quindi un leader del, sì, quadro, e d'altra parte con l'immagine invece il movimento, quindi insomma... Sì, tra l'altro questo discorso che facevamo sull'ansia da archiviazione è ben rappresentato dall'immagine centrale del trittico di Zadoretti, che vede questa mano seppellita dagli artisti, e quello si chiama datafobia, ed è proprio, rappresenta proprio questo concetto di avere, da una parte, di essere seppellito dalla quantità di dati da archiviare, quindi anche impossibile da gestire, e poi anche appunto della paura che questo proliferare del dati ci mette, e l'ansia di doverli mantenere e di perderli. E a confronto ovviamente con le sculture di pietra, che invece rappresentano la durabilità, ma per eccellenza. Non so se andiamo ad aggiungere un altro discorso che mi piaceva molto, secondo me conosco molto parte di questo aspetto del consiglio, è quello della traduzione, oltre al fatto che qualsiasi cosa è continuamente transpolitica, sì, l'immagine, per esempio il GIF o le immagini che noi pubblichiamo sui social network sono continuamente transpolitica,
stati e quindi la loro materia cambia, no? Cioè cambia continuamente. E dall'altra parte c'è anche la traduzione da un formato a un altro, da un linguaggio a un altro, dal suono al video, questo anche fa parte, no, di tanti studi, per cui comunque, per esempio, le immagini possono essere anche registrate, archiviate negli LP e poi ritrasmesse, penso al lavoro di Sennuller, sì, o in questi lavori, quindi anche questi, tutto questo continuo cambiamento, il processo di traduzione da una cosa all'altra, rimediazione. E vabbè, insomma, sono le 8:30. Siamo anche un po' più, quindi diciamo che forse la si può vincere la timidezza, cioè, siamo tra amici, diciamo così. Io volevo chiedere a James quante opere aveva finora realizzato. Quante GIF? Oh boy. On my Tumblr, I'm like about 1,000 on my Tumblr, and there's a lot that have never been posted on my Tumblr. Not like they've been posted elsewhere, but on my Tumblr, like I think I'm like 980 something now. 980. My friend jokes with me, he calls my kids digital graffiti. That I'm doing digital. Domanda classica, come ti vuoi nel mercato? How do you think, what do you think of the market, the art market? How do you want to approach it? Do you sell your gifts in, or? No. You never thought that? No, well, there's been some commercial galleries who've approached me and asked me, you know, like, we would like to represent you or do something with you. And then it's like, I don't know, okay, cool. Let's do it. And then once they try to figure out how to monetize it, they just lose interest. Maybe you take advantage from the visibility on Facebook, for example, or on the internet in general, no? So maybe you can have what I found has happened is that, like, it's like, I don't want to sound cynical about it, but it's like almost as if the social media is becoming a business card. Uh-huh. And I get clients to do jobs from that. In fact, I don't want to make it seem like my social media is my business card. Of course. You know, it's like, what I love about it is that I get to communicate with so many people everywhere. You know, and like not just like expressing my ideas, but the comments that people write on my gifts and just like some of their interpretations of what I did. I find it just amazing. But you have to say to the galleries, you have to do the sale. Oh, yeah. It's your job. Yeah, don't worry. I'm the artist, you sell the work. Like I did last summer, there was a gallery in Montreal. And they invited me to be part of like their spring opening show, and it's a commercial gallery. So I made this giant landscape, and with augmented reality, you take your device and you can go up and like it's like a big map, and you can look at like all the action in the different parts, you know. And you have to download the app to do it. It was free app. You know, I spent the money on it, so people can go up and look at it. And it's funny because like it was. Am I speaking too fast? Sta raccontando di una sua opera che ha fatto per un museo dove c'era una grandissima immagine che tramite una app potevi guardare e potevi guardare nelle differenti parti. Per essere le parti in aria, so you can have it on the wall so you can hold your device here and see the whole thing animated. But then you can go in and watch different sections and some of it will be different. And go inside. Yeah. So it's kind of like a augmented reality virtual camera. It's like really, I thought it was a lot of fun. And I had the analytics. So every time somebody viewed it, I could see how many times people viewed it. And so at the opening, whenever they had an event, it would go up, but then after it would just be zero. And so I asked them, I asked somebody who worked there, like, did people come in and like look into the gallery? Like, yeah, people looked at it, but they couldn't understand
the tag. To download. Ah, okay. Okay. You know, so it's like you need to have. Zero views. So, yeah, I didn't like that. Like, I like it to be like an obvious view. Like, I don't want to have like a roadmap to have a look at my art. Okay. You know, so. Sì, no, dicevo le quali che le ha fatte, essere senza dover avere l'istruzione. So I'm not doing that. Grazie, insomma, grazie a tutti per gli ospiti che sono presenti, e la mostra continua fino al 22 luglio, probabilmente adesso vediamo un po', potrebbe esserci una o due altre iniziative, diciamo, collaterali, e insomma, vi faremo sapere. Okay. Grazie.